Signori, signori, signori e signori, mi sono dimenticato. Porco Discord. Ho fatto cadere il mio telefono ed è mezzanotte e 42. Però per fortuna non si è sentita la botta, a voi. Ma tra poco la botta io ce l'avrò in testa. Oggi parleremo di una cosa. Tutti vi siete almeno chiesti una volta nella vita. E questa volta dovete dire la verità, dovete essere proprio sinceri. Sono sinceri. Oggi parleremo di The Battle. Che cosa succederà oggi? Parleremo di The Battle, ma di che parleremo in generale, più o meno di The Battle? Perché più o meno conoscete tutto di The Battle, diciamo. Beh, parleremo di qualcosa in generale. Per esempio, oggi parleremo della trama e dell'inizio di The Battle. Ebbene sì, trama e inizio di The Battle. Poi vorrei fare un video speciale in cui faccio vedere la lingua Tattakai. È una delle lingue che nessuno conosce praticamente. Oh, ma smettiamo di parlare napoletano qui. Mi sto prendendo un po' troppa confidenza. Comunque, in breve ho detto in napoletano che è una lingua che nessuno conosce, diciamo, questa lingua Tattakai. E quindi la scopriremo insieme. Non so quante persone parlano in lingua Tattakai, ma comunque. Una lingua molto famosa. Molto famosa il cazzo, sarò sincero. Vabbè. Comunque è una lingua. La vedremo insieme. Per esempio, non mi ricordo. Io sono, si diceva tipo Ida, una cosa del genere. Sì, Ida. Ida. Poi Ruda, Rada, Crida, Brida e Crada. Ho coniugato tutto il verbo essere alla forma affermativa, che ovviamente comunque ci sono un sacco di cose da imparare in questa lingua. Io non l'ho imparata tutta, non l'ho imparata tutta, ma è semplice. L'alfabeto è alcune parole sono normali, altre no, altre sono non sono simboli, ma sono tipo altre parole, diciamo. Altre lettere dell'alfabeto che voi non avete mai visto. E vabbè, niente. Iniziamo con questo The Battle. Anche perché la lingua Tattakai, se non erro, in alcune cose di The Battle ci sta. Ci sarà, diciamo. Benissimo. Ma adesso andiamo ai dettagli. Numero 1. Che cos'è The Battle? Cioè, come facciamo a parlare della trama e dell'inizio se non sappiamo che cos'è The Battle? Iniziamo col parlare di The Battle. The Battle è un gioco creato da GFX Ghost e GFX Blinks tra. No, non si sa ancora, a quanto pare, non si sa ancora. Beh. Abbiamo detto tutto, diciamo, di che cos'è The Battle, che cosa possiamo più dire. Ah, giusto, che i personaggi principali sono Ghost e Blinks, che vivono, diciamo, 1000 avventure. Mille, non è che non ne vivono 1000 veramente, cioè prova a numero, no, no, lo sono inventato io il numero. Non è col cazzo, 1000 avventure, ehi. E quando le faccio? La trama inizia con, diciamo, Ghost e Blinks che combattono contro Mangiavis. Però la cosa non va, diciamo che loro sono in svantaggio e quindi Blinks decide di dare a Ghost la spada della risurrezione, dicendogli che se sarebbe morto lo poteva resuscitare con questa spada. Dopo di questo, praticamente, in poche parole, Blinks venne ucciso da Mangiavitus sacrificandosi e sacrificandosi
Madonna, l'italiano è proprio una bestia proprio. Così da far perdere tempo a Mangiavirus e far fuggire Ghost, diciamo, con la spada. E quindi diciamo che Ghost fuggì. E andiamo a vedere le stagioni. Più o meno, ragazzi, The Battle dovrebbe avere 6 capitoli. Il capitolo 1 avrà 15 stagioni, il secondo ne avrà 10, il terzo ne avrà 15, il quarto ne avrà 15, il quinto ne avrà 5 e il sesto ne avrà 20. Cioè se li sommiamo 20, 25, 40, 55, 65, 80, 80 stagioni, ragazzi. E diciamo che ci sono un sacco di cose comunque su questo The Battle. Per esempio, dobbiamo sapere che quando sono stati fatti i primi test? I primi test sono stati fatti nella lontana estate 2020. Cioè, fu l'estate dei test di Battle e il 20 settembre del 2020 venne confermato. HFX Ghost e HFX Blinks erano ancora uniti con il progetto con Dragon e Frost, che poi purtroppo lasceranno il progetto, purtroppo, mi dispiace. Però, comunque, se Frost farà parte di quello che gestirà, diciamo, un giocatore che prova il gioco per vedere se ci sono i bug nella mappa, qualche schermata storta, queste cose così, oppure anche il launcher potrà essere anche quello che creerà il launcher di The Battle. A novembre 2020, ce lo dobbiamo ricordare tutti perché iniziano i test per la stagione 1. Cioè in che senso? Il 1° novembre fecimo la stagione 1, diciamo, provammo la stagione 1 tutta quanta, che poi dovrebbe essere uscita dopo 5 anni, cioè il 1° novembre 2025. Ma in questi mesi, diciamo, no, anche in questi più di in questi mesi, non è né in questi mesi né in questi anni, molto molto, cioè in questi 3, 6 mesi, 7, vabbè, si sta parlando di estendere la data per il 1° novembre 2028, 1° novembre 2029, dato che ci sono ancora un sacco di test da fare. E il 1° dicembre del 2020 diciamo che CFX Ghost e CFX Blinks cominciano con i test della stagione 2, perché il 1° dicembre del 2020, cioè dopo un mese, finiscono la 1, iniziano la 2. E diciamo che lasciano a bocca aperta le cose della stagione 2, a differenza della stagione 1. Come per esempio quella volta in cui recitarono, perché non dovevo parlare devo parlare in terza persona, recitarono le parole e le frasi che Ghost, Blinks e Mangiavirus avrebbero, diciamo, dato a una persona normale. Nel 2021, all'inizio del 2021, The Battle venne, diciamo, stimato, come si dice ora, da tutti per i suoi test, che erano bellissimi, stupendi, che sembravano reali. Per esempio, come abbiamo detto prima, l'evento della stagione 2, che nel gioco forse verrà spostato nella stagione 5, che è avvenuto nei pressi del 22-23 dicembre del 2020, è stato uno degli eventi migliori nella storia dei test. E diciamo
Diciamo però che il discorso è ancora criptato. Poi giustamente non sono solo questi personaggi. I personaggi principali in realtà troviamo Ghost, Blinks, Dragon, Frost, Mangiavitus ed Andrew. I personaggi principali che verranno verso le prossime stagioni ne sono un sacco. Per esempio abbiamo Cosma, Scosma, Dio, Diavolo, Satana, Vendettus, Chirimarete, lo dico per cognome perché il nome è brutto, Verrarus, Mangiaspiritus, Mangiademus, Mangiumanus, Pranetsu, Chirisite Coisate, Giurizu, Zangio, Mangiavitatus, Mangianimus, Chiriseno, Chiritaete, Crinto, Giul, Marrena, Frengia, Cricrio, Kayashi, Coigate, Alice, Coelette, Claurin, Gioret, Denise, Iret, Girdin, Fliel, Ivette, Zaniò, Joiret, Sofion, Nathan, Noel, Orson, Pierre, Remy, Silvian, Travine, Travins, Trevin, Trieri, Dean, poi abbiamo più Didier, Darient, Jinpel, Jiroms e Gyuas, se non erro, sì, penso Gyuas. Poi ovviamente ci sono i poteri nel gioco, che sono più di 3.000 ragazzi, ma quelli decriptati ne sono solo, quanti ne erano? Tipo 108. Sì, perché sì, perché l'ultimo finiva, sì, ok. Le rarità dei poteri possono essere scarsa, comune, rara, extra rara, ultra rara, epica, leggendaria, ultra leggendaria, runica, topazio, spaziale, super spaziale, ultra spaziale, mitica, super mitica, ultra mitica. E poi le altre. Poi ci sono le due squadre d'assalto che conosciamo benissimo, cioè la Gap Team e l'organizzazione BAB. E poi c'è stata la tragedia per l'organizzazione BAB, che è stata la cosa più brutta in assoluto. Purtroppo per l'organizzazione BAB, diciamo che dopo che dopo qualche settimana che Mangiavitus, diciamo, si unì a questa organizzazione BAB, si iniziò con un esperimento numero 206, perché gli altri sono stati fatti prima che Mangiavitus venne, che portò una malattia a tutti quanti quelli dell'organizzazione BAB. E per ricordare l'esperimento non riuscito, la chiamarono influenza robotica. L'esperimento numero 206 è stato uno degli esperimenti, diciamo, più paurosi nella storia dell'organizzazione BAB. E praticamente, diciamo che la trama, perché è stato fatto questo esperimento, è perché l'organizzazione BAB, diciamo che voleva creare un robot umanoide per eliminare persone come Ghost, Blinks, eccetera. Quindi sperimentarono su una persona che è attualmente sconosciuta. E anche non sappiamo neanche se ora si sia viva o solo ferita gravemente. E la cosa sfuggì di mano, diciamo. Perché 10 giorni dopo che Mangiavitus si unì, il capo dell'organizzazione BAB, sorridente, sempre felice, bla bla bla, disse se lui per caso, diciamo, voleva aiutarli con questo esperimento. Mangiavitus giustamente accettò perché non aveva, doveva farlo, cioè doveva entrare qui e quindi doveva farlo, ma allo stesso tempo chiese in cosa consisteva, diciamo, e il capo gli disse, come abbiamo detto ora noi, il fatto del robot umanoide, eccetera. E il giorno dopo, verso le 3 di notte, iniziarono l'esperimento. La vittima c'era e tutto iniziò, diciamo. L'esperimento consisteva nel mettere, diciamo, dei ingranaggi, dei comparti meccanici in
far bene dell'acqua crea del laboratorio a questa persona, questa cave, diciamo, così che diventasse come volevano loro, diciamo. Cioè, diciamo, umanoide, cioè un robot, ok? Dopo 10 minuti non successe nulla. Stava bene. Normale. Dopo un'ora la vittima, diciamo che ebbe un po' di mal di testa, ma con gli ingranaggi che misero all'interno del cervello è normale. Dopo un giorno la vittima iniziò a diventare, diciamo, rossa in tutto il corpo, dalla testa alle gambe, e aveva un po' più mal di testa. E dopo 2 giorni trovarono la vittima morta, ma quando la toccarono presero, diciamo, questa malattia che, come abbiamo detto prima, la chiamarono influenza robotica, che colpì un sacco di operatori, infatti tipo tra i 20.000 e i 50.000. Per fortuna persone come il capo Mangiavirus non vennero colpiti proprio, meno male ragazzi, che se no sarebbero successe cose meglio non saperlo. L'influenza demoniaca, robotica volevo dire, è l'influenza, come abbiamo detto, causata da questo esperimento. La durata di questa influenza era dai 5 ai 7 giorni ed era mortale solo per le persone che, diciamo, avevano problemi, come per esempio i tumori, ma per le persone normali era solo doloroso, non portava alla morte, diciamo. I sintomi potevano variare, potevano essere la febbre da 37 a 39, però iniziava dal giorno 2. Il mal di testa, allora, facciamo così, lo dico meglio, diciamo. Dal giorno 1 il paziente, la persona che venne, che ebbe questa influenza robotica, dal primo giorno sente un po' di mal di testa e dei dolori muscolari. Poi dal secondo giorno ha anche un febbre, diciamo, alta, da 37 a 39. In questo lasso di tempo, dal giorno 1 al giorno 4, perde anche alcuni poteri. Che poi, giustamente, dopo che finisce tutta questa influenza, li trova giustamente, diciamo, li ottieni proprio così a casuale. Poi dal giorno 5, se non è passata ancora, c'è la nausea, e se purtroppo sarai per più tempo avrai anche vomito, che inizia dal giorno 6 al o 7. Ed era stato testato che a quanto pare questa malattia si manifestava solo a chi aveva un cuore cattivo, quindi tutta l'organizzazione Bab, e chi aveva dei poteri che c'entravano con i robot, diciamo, o qualcosa del genere. E poi, grazie, dopo l'apparizione, circa 3 mesi dopo l'apparizione, l'influenza robotica venne sconfitta, diciamo, grazie al cavo. E che insieme a Mangiavirus, nel frattempo che tutti soffrivano, eccetera, sperimentarono delle cure necessarie per curare questa effettiva malattia, diciamo. L'inizio dell'influenza robotica fu circa il 10 gennaio del 1474, e un sacco di operai venne verso il 13-14 gennaio del 1474, quindi 3-4 giorni più dopo, diciamo. E il capo aveva trovato la cura il 4 aprile 1474, e tutti erano stati curati verso il 6-7 aprile del 1474. Cioè, praticamente sarebbe 3 mesi sarebbero morti, e i morti furono tipo tra i 70 e gli 80, però quelli colpiti furono tra i Quelli colpiti di più, cioè con più dolori, diciamo, furono, cioè, 350 e 200. E dopo l'influenza, diciamo, ovviamente l'organizzazione BAV si gira tutto cosa e tutto quanto, però c'erano dei problemi, perché dato che l'esperimento si fece al primo piano,
Non poteva più andare all'organizzazione Bubbly perché sennò avrebbe non so come si dice in italiano, avrebbe contrastato la malattia un'altra volta. E questa era. Abbiamo un gum team, come volete chiamare, che venne fondata da Ghost e Blinks. Il numero di membri è molto alto, infatti sono più di 100.000 membri. Il luogo è vicino al cimitero, un punto di interesse della mappa della stagione 1. E il nome completo è Gum Team of Shia Squad. Il numero di co-capi ne sono 3, cioè Andrew, Frost e Dragon. Il numero di capi sono 2, cioè Ghost e Blinks. Il numero fortunato è 51, che deriva dall'area 51. Diciamo che niente. La storia non esiste. Poi ve la racconto. Ve la racconto la prossima volta. La prossima volta abbiamo, diciamo, il 29, se non erro. C'è The Battle Wiki finalmente. Non lo so. E niente, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Anche perché è durato un sacco. È durato 21 minuti. Ho messo Fortnite, ma non ci ho proprio giocato. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Ciao.